Benvenuti tutti in un nuovo video della FTB Sky Factory. Mi ricorderò che sarei FTB, vabbè. Oggi vi volevo mostrare un paio di modi per fare materiali infiniti. Cioè, alcune possibilità. Un paio di modi ce l'ho già sul mio mondo. Altro paio di mo modi ve li mostrerò qua sul mondo in creativa. Questi non servivano, perché abbiamo messo il Creative Steam. Allora, vabbè, uno già lo conoscete, quello di laser. Più classico di tutti. Cioè, più classico. Più classico endgame. Che vi darò io ora direttamente. Belli tranquilli, tranquilli, è stato a posto. Poi, tra l'altro, sto coso ci produce tot RF. Non bastano neanche in realtà tutti questi RF. Perché alimenta tre di questi. Il quarto è. Più o meno. Però sono tutti belli potenti. Anche cagatini e mezzo c'ha bisogno di energia. Non lo so. Quindi, un altro modo, direte, questo qua cosa dovrebbe fare? Allora, tralasciando, io stavo provando a fare la cobblestone. Cioè, no, non volevo la cobblestone, volevo la smoothstone. Questa qua. La stone normale. Solo che io ho provato così e mi usciva la cobblestone. E io ho detto, com'è che si fa ad avere la stone normalissima? E ho scoperto, guardando dei video, che basta fare così. Ovvero, se la lava cade sull'acqua corrente, questa continuerà a generare stone e non cobblestone. Il che ci serve per una farm che vedremo tra poco. Praticamente, c'è anche un modo della botania. Io che so la della botania, mamma mia. C'è un fiore chiamato Ore... Orchid, eccolo qua. Functional flower, I seed. Vabbè, questi qua gli piacciono fare i big pun, cioè le brutte cose. Ok, quindi adesso ci mettiamo in mezzo delle creative. Mana pool. Non so quanto consumano di mana, quindi per ora ve lo metto così. Mettiamo un clock qua in mezzo. Pa, 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 questo qua, classico clock del moddato. Bam, 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 bam. Obsidian. Dobbiamo bloccare il flusso di tutto. Allora, questi qua non stanno generando. Perché? Perché noi abbiamo detto dove devono andare. Loro, allora, Bind, eccolo qua, non mi ricordavo il nome. Ho cercato la loro funzione, quindi è andata comunque. Farvi capire, aggiusto un pochettino. E qua voi potreste mettere, mettiamo caso. Vabbè, in caso c'è il block breaker. Block breaker. C'è block breaker. Sono stupido. Allora. Via tutto. Perché non avanza? Cosa? What? What? Perché non avanzano più? Strana come cosa. Ah, range massimo! È vero, c'è un range massimo, cosa che porta il pistone. Ora che ci penso. Quindi proviamo così. Sì, ok, era quello. E l'altro ti stava antipatico. Allora, quindi. Perché ha finito?
Ah sì, ho tolto questo. Quindi ora mettiamo questo qua. Puff. E io tutto quel coso che ho fatto non serviva a nulla, no? Ci abbiamo questo, che te frega. E vediamo il block breaker, block breaker. Come si fa? Questa cosa non me la sono studiata prima e me la sto vedendo al momento in realtà. Anche per questo ho failato un po'. È talmente veloce che no product non ce la fa. Facciamo così, gli sta meglio. Cioè, oddio, che cacchio ho creato. E questa qua vi daranno un po' i materiali, ovvio. Perché saranno infiniti e saranno generati dalla dannata stone. Quindi, andiamo a vedere quelli là sul mio mondo. Che li dovresti già conoscere, ovvero le mucche e il resto. Allora, stream. Questo metodo lo voglio creare quest'oggi su in live stream. Voglio vedere se ci riesco. Non è tanto complesso in realtà, però. Però. Dopo mi tocca tagliare, uffa. Sapete che io odio tagliare. Allora. Però va fatto. Allora, piccolo trucchetto. Non vi carica chunk? F3PO. Eccola. Ho sbagliato. Non ho detto shift. Che cacchio è quel grafico? Non c'era prima. F3PO A, ho detto. F3PO A è un piccolo trucchetto per ricaricarvi i vostri chunk. Poi di F3 ci sono altre cose che non vi dirò mai. Perché su alcuni server potrebbero essere considerati cheat. Tra parentesi, ho recuperato il mondo. Perché chi mi ha visto in live ha visto che mi è crashata la scheda video e è esploso tutto. Tutto. Allora, vabbè, i buchi qua mi dispiace, mucche, se cadete siete scemo voi. Tanto che non mi servite qua. Allora, un modo è questo qua, ovvero tramite la cobblestone che viene rotta istantaneamente 1000.000 volte da questo transfer node. Senza neanche fare l'animazione. Abbiamo della cobblestone qua dentro. Solo 82k. Giusto per farvi capire quanto contiene un compact tendrawall senza potenziamenti. Questa stone va mandata. Cos'è? Ah, il power. Ok. Va mandata in questo sagmill che mi genera gravel e sand. In quest'altro pulverizer mi crea sand e dust. Praticamente mi dovrebbe creare la dust, ma non me la creo perché si era bloccato. Devo sistemare un attimino, magari metto un altro output alla sand. Così che non c'ho bisogno di questo sagmill. Perché ne ho veramente tanta di sand. Poi abbiamo anche quest'altro sagmill per fare solo la sand. Non ci interessa nient'altro. E poi abbiamo questo pulverizer per fare la gravel. Che vabbè, è il buon vecchio sagmill. Cioè, nel buon vecchio pulverizer lì un po'. Asfac. E questo ci creerà. Dalla gravel ci creerà come materiali il coal, il diamond, l'emerald, la flint e l'apis. Più tutte queste cose qua dentro. Che, oh mamma mia, quante ne sono. Scusi, si velocizzi. Scusi pure lei, mi dispiace. Ma c'ho bisogno di velocità qua. Si era impiantata anche qua, appunto. Non l'avevo notato, ok, effettivamente. Poi, questo qua me le sifta e vanno tutte dentro questa chest. Da questa chest vanno dentro questa compacting autocompressor. Da questo autocompressor ho messo un output che vada dentro a. Vada dentro a dove? Ah, va dentro l'automatic hammer. Sono diventato scemo tutto d'un colpo. L'automatic hammer mi decompressa
la gravel e me la fa diventare sand. La sand viene mandata via qua dentro. Da qua dentro viene mandata via dentro all'autocompressor che mi compressa la sand. Dalla sand passiamo alla dust e dalla dust all'ingotto. Infatti l'autocompressor qua dovrebbe mandare tutto quanto dentro il pulverizer. Solamente che il pulverizer qua non ha un buffer d'item. E quindi è un po' più lentuccio. Ma mi sa che oggi quasi quasi lo sostituisco. Il pulverizer lo potenzio. E anziché la redstone furnace metto una alloy furnace. Perché mi viene più semplice mettere un octadict che potenziare quella fornace, sinceramente. E vi ho spiegato un metodo per automatizzare gli ore. Poi vabbè, qua ci metto solitamente la sand, cioè la endstone crushed o altro. Dov'è? Perché io solitamente prendo, vado qua, c'ho questo hopper, butto tutto lo glowstone dentro e questo qua mi produrrà endstone o obsidian o netherrack, dipende da quello che ci metto dentro. Ci posso mettere redstone, acqua o glowstone. Quindi questo ve l'ho fatto vedere. Un altro metodo è il range, l'emo fluid, che dovreste essere abbastanza fortunati, lo sono stato. Ora non lo sono più, perché non mi sta più generando emo fluid. Penso che amplierò ancora di più la zona di spawn. Non lo so. E come potete vedere qua abbiamo le mucche della cacca. Infatti mi fanno il fertilizzante. Questa è biodiesel. In realtà queste qua più che farm di materiali è una farm di fluidi. Poi che dai fluidi escano fuori delle altre robe è un altro conto, però è una farm di fluidi. E che diventeranno blocchi. Perché non ho messo di qua i compacting drawer semplicemente perché mi stavano più comode queste qua. Questa qua, Void Metal, infatti ho dovuto utilizzare un casting basing perché non c'era il blocco. Poi, no, aspetta, non è casting basing questa. Casting table. Il basing è questo qua per i cubi. Infatti sto aspettando di trovare altre 4 mucche differenti, magari. Questa è già pronta, devo mettere solo i cavi, tutto quanto. Qua devo fare 3 ranger e basta. Questo qua lo devo utilizzare. Il firewater lo devo utilizzare per la mia farm. Ah, ecco. Un'ultima cosa, possiamo farmare redstone tramite alberi. E voi direte, what, cosa? Eh sì. Sì, la nostra farm qua di mob sarà sempre piena perché non avrò mai voglia di metterla giù bene. E non credo che sarà oggi che lo farò. Non è che domani. Allora, vi farò vedere. Qua dentro ci abbiamo uno stack e 25 di redstone. Cresca albero. Eh sì, quest'albero cresce al contrario. Qua abbiamo messo che tutto lo sludge venga mandato via. Abbiamo già fatto 5 di redstone. Purtroppo come farm di redstone è meh. Perché sì, è redstone sicuro, quasi sicuramente per albero, però. E poche rispetto a tutto il resto che vi dirà. E il resto che vi dirà non ci farete nulla praticamente. E sto pensando di buttarlo tipo dentro qualche fornace istantanea che mi gira tanta potenza e non dura una mazza. Tipo quelle della. Allora, furnace. Gen. Tipo questa qua. A me i generatori di extractivities non mi piacciono. Uno perché producono poca energia e consumano tanto. Infatti ho messo a confronto un magma dynamo, cioè un magmatic dynamo e un lava generator. Li ho messi a confronto. Con la stessa quantità mi generano meno e consumano di più. Quindi, questi qua mi generano 320 RF a tick, cavolo. Quell'altro invece mi generava. Cioè no, oddio. Di base genero 80 tutte e due, sì. Ma quell'altro mi caricava meno RF.
e consumava più lava, quindi avevo fatto una cosa che era 4.000 bacchetti di lava, un magma dynamo ha riempito la batteria e si era tenuto pure dell'energia stornata. L'altro invece aveva riempito tre quarti neanche. Quindi abbiamo vincitore. Forse è meglio anche il coso. Non l'ho mai provato, però mi produce 80 RFATIC qui al massimo con l'Octadict dentro. Dov'è? Double layer, vabbè, 40 RFATIC. Qua dobbiamo fare la farm di legna, perché dobbiamo iniziare a farla. Dov'è? Ah, è vero, la stavo costruendo solamente che dopo mi è cresciuto la scheda video, è vero? Vabbè, faremo la farm di legna. Perché questa qua non produce legna. Produce il mondo. Ah, sì, ho failato un attimino qua perché pensavo che mi dava. Perché il flux pensavo si funzionasse qua dentro. E infatti avevo fatto come prova. Ho detto, mettiamo wireless charger di sotto. Infatti mi si sta caricando il jetpack nel frattempo. Proviamo a mettere l'ascia con questo qua. E invece non va. Ci ho provato. Quindi, per questo video è tutto. Dovrò tagliare un po' troppe parti che non ci avrò voglia. Assolutamente. E ci vediamo alla prossima. Datemi qualche suggerimento su cosa vorreste vedere. Oggi vi ho fatto vedere alcune vie per fare materiali infiniti, poi c'è vabbè anche la Magical Crops, ma è lo schifo io. È un po' troppo OP. Ok, che la sto utilizzando, sì, però lo sto facendo solo per la fornace in realtà. E per la dirt. Per la dirt va benissimo perché mi fa con 8 di Earth Essence mi fa 48 di dirt. Solo per questo c'ho tutto sto campo di terra, se no non ce l'avrei. Quindi alla prossima, ciao ciao!